La tartaruga e la lepre di Esopo. Benvenuti nei libri attivi. Io sono la tartaruga. Io sono la lepre, questa è la storia di come l'ho battuta in una gara. Tutto ebbe inizio il giorno in cui la tartaruga se ne stava lì sdraiata e io la spingevo a muoversi. Ops, adesso devo andare, ci vediamo! Per scoprire che cosa successe veramente, devi ascoltare la storia. Se vuoi farti raccontare la storia, fai clic in questo punto. Per giocare dentro la storia, fai clic in questo punto. Ok. Buonasera, sono Simon, il vostro raccontastorie. Stasera vi racconterò una delle più famose favole di Esopo. Siete pronti? Partiamo! Questa è la storia della tartaruga e della lepre. La tartaruga era brava e simpatica e si muoveva con il suo passo lento. Buongiorno, uccellini. La lepre era proprio molto impegnata, era sempre in movimento. Sveglia! Stavo russando. Non trovi che il mattino sia proprio bello? No, è troppo lento! Cosa stai facendo? A questa velocità sarà ora di pranzo prima che tu finisca la colazione. Non è vero. Oh, è tardi, devo andare. Un bel giorno si scontrarono sulla strada. Wow! La lepre non riusciva proprio a capire come quella lumacona della tartaruga riuscisse a combinare qualcosa. Ma che cosa ci fai qui? Sto ascoltando gli uccellini che cantano. Che vita noiosa deve essere la tua! A questa velocità come fai a terminare le cose che devi fare? Beh, mi organizzo e non perdo tempo. Però stai sprecando il mio! Mi dispiace. Ed ora, ecco voi, dal vivo.
Su questo palco, Piccolo Squitty e i tre Cheep Cheep. Shum bap, dup da dup dup dup. Scusatemi. Sono Castoro, sono bello, e da baseball ho il cappello. Ehi, io adoro questi uccellini. Oh, Simon, davvero? Volevo dire che mi piacciono musicalmente. Cantate ancora, su, dai! La tartaruga e la lepre si incontrarono di nuovo quel pomeriggio. Ma dimmi un po', sei sempre così lenta? Posso fare almeno un centinaio di cose mentre tu fai solo un paio di isolati. Oh, beh... A volte vado abbastanza veloce. Allora la lepre sfidò la tartaruga in una gara. Beh, visto che sei così veloce, ti sfido a fare una gara con me. Oh, va bene. Bene, è fatta. E cerca di farti vedere, hm? Anch'io so tuffarmi. Ehi, bambini, vi state divertendo? Attenti a questo! Au. Bomba in arrivo! È fredda. Sfiderai per davvero la lepre? Sì, penso di sì. E così fu fissata una data per la gara fra la tartaruga e la lepre. Il giorno della grande gara erano tutti eccitati. La lepre si dava un gran da fare perché tutti la notassero. Ciao, felice che tu sia qui! Sei venuto per vedermi vincere?
Ci vediamo all'arrivo! E tu preparami il trofeo! La tartaruga stentava a credere di poter gareggiare. Farò del mio meglio per fare una bella gara. Oh! Perché avrà attraversato la strada? Cosa hai addosso, Mumu? Ho bisogno di un po' d'aria, fate largo, su, su, su! Sei pronta a gareggiare, Lumacona? Sono pronta! Siete pronti? Attenzione! Via! La lepre stava vincendo facilmente. Sapeva di essere più veloce della tartaruga. Anche la tartaruga lo sapeva. Ma avrebbe fatto del suo meglio per vincere e non si sarebbe fermata fino alla fine della gara. Vieni fuori a giocare! Devo prima pulire la mia stanza! Va bene, ci vediamo più tardi! La lepre si trovava così avanti che non poté fare a meno di mostrare a tutti alcuni dei suoi passi preferiti. Forza! Rimbalzo! Saltello! Salto! Balzo! Scatto! Falcata!
Forza! La tartaruga ti sta superando! Cosa? Ben presto la lepre guadagnò molta strada. Non riusciva neanche più a vedere la tartaruga. La lepre cominciò ad avere molta fame e così andò a cercare qualcosa da mangiare. Sembra che stia vincendo la lepre. Sì. Aveva talmente fretta che non aveva neanche fatto colazione. La lepre conosceva un orto dove c'era tanto da mangiare. La. Oh! Che cosa stai guardando? Contiamo! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Ehi! La tartaruga teneva un passo lento ma costante. C'erano tanti ostacoli da superare. Salita. Discesa. Acqua. Di sopra. Di sotto. No. Fango. Oh, fango. Oh.
Devo andare avanti. Dopo aver mangiato, la lepre si sentì molto stanca. Così decise di riposare soltanto per un po', ma poi si addormentò di colpo. La tartaruga fu sorpresa di trovare la lepre addormentata e passò oltre in silenzio. Sta dormendo. Qual è la parola d'ordine? Bologna? No, mi dispiace. Oh! Con questo russare mi viene voglia di dormire. Grazie. Grazie. Sogna di aver già vinto. La tartaruga stava guadagnando l'arrivo quando la lepre si svegliò. La lepre corse cercando di raggiungere la tartaruga, ma per lei era troppo tardi. La tartaruga vinse. Ehi! Avrei dovuto vincere io! Ragazzi, è stata una gara dura. Go! Hai visto, papà? Ha vinto la tartaruga! Sì, ce l'ha fatta, figliolo. Vuoi un po' di popcorn? Grazie. Bella gara! Così si fa! Campione, qual è il tuo segreto? Beh, ho solo messo una zampa davanti all'altra. È davvero così eccitante? Vai, tartaruga, sei brava! La lenta ma tenace tartaruga aveva vinto la gara. Tutti applaudivano. Evviva! Meno la lepre, che non poteva credere di aver perso. Forse non dovevo mangiare così tanto. Sì. E alla fine la morale è... È più importante partecipare. Cerca di non fare il pallone gonfiato! Fai sempre una buona colazione? No! Chi va piano e non si ferma, vince la gara. La tartaruga, il verde animaletto, quello con il guscio vince la gara. Ehi, lepre, non prendertela, sei arrivata seconda. Ah!
battervi tutti e due. Sì! Che gara, che gara! Oh, proprio bella! Ciao a tutti! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ehi, taxi! Così finisce la nostra storia. Vi siete divertiti? Ci vediamo la prossima volta, allora. Ciao, ciao! Per scoprire che cosa successe veramente, devi ascoltare la storia. Se vuoi giocare... Se vuoi giocare dentro una pagina, per scoprire... Sei sicuro che vuoi smettere? Ok. Ciao.